Eccolo qua, guardate che meraviglia, un meraviglioso hamburger di gamberi con i peperoni, una roba pazzesca. Si fa così. Oggi in cucina parliamo di hamburger. Allora, la prima benedizione va agli americani che hanno inventato, voglio dire, secondo me è un piatto eccezionale, perché in qualsiasi momento del giorno e della notte, che dire, un hamburger te lo fai sempre, perché comunque anche alle 3, alle 4 della mattina esci da un concerto, che ne so, torni a casa, c'hai quelle fame, quelle roba che dici mangerei una montagna. Tac, lì c'è il negozietto, c'è il tipo che ti fa l'hamburgerino, perfetto. Però noi lo vogliamo fare un po' più figo? Ok, allora prendiamo una bella bowl, eccola qua, devo prenderla anche un po' più piccola, però va bene. Prendo dei gamberi, li taglio, così. Tutti tritati a coltello, ne mettiamo altri due o tre. Così. Non è difficile, attenzione, Che è un concerto. Perfetto. Già una girata. Così. Anche un po' da questa parte. Super. Ci siamo, metto qua. Poi ho preso del pane, l'ho ammollato del latte, della mollica, l'ho ammollato nel latte. Che cosa serve? Serve per unire i gamberi, ma serve anche per dare quella parte di morbidezza. Mettiamo dentro così e poi aggiungiamo del sale, ok? Poi aggiungiamo del pepe. Così, un po' di spezie, un po' di peperoncino pure, un po' di cumino, una punta di senape, limone grattugiato. C'è qualcuno che dice perché sgrassa. Andiamo a impastare il tutto. Proprio impastiamo bene, 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 bene. Prendo della carta da forno. Per fare l'hamburger mi devo bagnare le mani di olio, bagno anche un po' il tagliere, ok, prendo bello hamburgerone, hop, lo metto qua. Così, così, e lo porto in frigorifero che si deve un po' rassodare. Intanto scegliamo il pane, direi questo, ok, lo taglio. Bene, prepariamo quello che andiamo a mettere, diciamo, di guarnizione. Allora, io direi di mettere dei peperoni. Eccoli qua. Peperoni cotti al forno. Li voglio marinare bene. Ok, così. Poi ci aggiungo origano. Un pochino di spezie, del sale, e questo è l'inizio della guarnizione. Poi preparo un'insalata, metto un po' di riccia, ok, vado con la riccia e la mettiamo qua. Preparo un pomodoro, anche qua lo mettiamo a fette, così. Metto un po' di olio, del sale e poi metto un po' di tabasco sull'insalata.
A me piace molto piccante. Prendo un po' di olio extravergine d'oliva nella padella e vado a tostare il pane al suo interno, perché a me è un po' croccante dentro, mi piace. E l'hamburger ci vanno delle salse, quindi ho della maionese. Ok, abbiamo della crema di formaggio. Eccola qua. Sale. Qui. Vediamo se qua è pronto. È pronto. Vado, tosto il pane. Solo al suo interno. Abbiamo il cajou qua, eccolo. Mi piace anche un po' il piccante. Voglio aggiungere un pochino di erbe qua, ma metto un po' di prezzemolo nella salsa al formaggio. Aggiungo un po' di erbe cipolline nella salsa al formaggio. Vado con l'hamburger. Lo facciamo andare piano piano. A me piace molto fare gli hamburger, perché comunque il panino, poi chiamiamolo panino, chiamiamolo come vogliamo, ha sempre una marcia in più, ti vengono in mente ricordi bellissimi, l'infanzia, quando eravamo dei ragazzini. Che meraviglia! Prendiamo un piatto. Red, rosso. Poi, una piccola spatola, ce l'abbiamo qua. Facciamo il primo strato con crema di formaggio. Mi piace farlo un po' abbondante perché adoro anche quando esce la salsa. Poi questa la metto qua, mi serve un po', qua così, che mi serve per tenere ferma la base. Così. Posso garantire che fa un profumo pazzesco. Telecamerina, eccola qua, abbiamo l'hamburger quasi pronto, tutti i contorni, eccoli qua, e l'hamburger di gamberi che sta cuocendo. Allora, direi che mettiamo questo così. L'hamburger sopra, voilà, mettiamo l'insalata qua, mi piace che esce un po', il pomodoro qua, così, perfetto. Poi ci va ancora questo qua, poi prendo il pane, una meraviglia più totale, spiedone, eccolo qua. Direi perfetto, manca solo la firma di Barbieri. Così, andiamo di spezie, una nuvola di spezie e via. Hamburger terminato. Eccolo qua, guardate che meraviglia, un meraviglioso hamburger di gamberi con i peperoni, una roba pazzesca. Wow, super così. Sono convinto che se faccio questo in America, sto giro sfondo, sto giro sfondo. Buon appetito a tutti.